sono sempre Victor Laszlo 88 e mi scuso con voi perché ho pubblicato poco fa un video che ho dovuto cancellare perché la notizia che avevo discusso è diventata vecchia letteralmente 30 secondi dopo averlo pubblicato. È il bello dell'internet, è il bello delle notizie che si aggiornano in tempo reale. Volevo parlare proprio della questione dell'accordo tra i Marvel Studios e Sony riguardo i diritti di sfruttamento del personaggio di Spider-Man, perché ieri sera sul tardi hanno iniziato a circolare notizie poco incoraggianti che informavano del fatto che l'accordo era saltato e che quindi Spider-Man non sarebbe più comparso in film del Marvel Cinematic Universe. Tutti erano andati in panico, poi poche ore dopo è arrivata una rettifica parziale perché tutti i siti di informazione cinematografica, sia italiani che esteri, avevano riportato la notizia erroneamente. Infatti la realtà era che le trattative erano ancora in corso, ma effettivamente Kevin Feige, in rappresentanza di Marvel Studios, aveva cercato di modificare con Sony l'accordo in maniera folle, nel senso che fino a questo momento Sony deteneva i diritti di sfruttamento del personaggio e di distribuzione dei film in cui compariva, ma aveva prestato tali diritti ai Marvel Studios concedendogli il 5% degli incassi nel primo giorno di uscita, che sembrano bruscolini ma non lo sono, visto che Spider-Man Far From Home è uno dei maggiori incassi di quest'anno e anche Spider-Man Homecoming è andato molto bene. Ora, Feige aveva presentato una modifica dell'accordo che richiedeva e che avrebbe portato Marvel Studios ad avere il 50% dei profitti per ciascun film su Spider-Man. Ora, è una richiesta assurda, perché comunque Disney detiene i diritti di sfruttamento del personaggio per quanto riguarda il merchandise, e il merchandise di Spider-Man vende come il pane, quindi non è che proprio siano degli indigenti da quel punto di vista. E io avevo pubblicato il video di poco fa per spiegare che per l'appunto non era come si diceva, ma semplicemente Sony non era contenta e erano ancora in trattative. Può essere che la rettifica parziale sia arrivata perché volevano calmare le acque, ma fosse in realtà la notizia uscita in principio la realtà che loro volevano cercare di non far uscire, che quindi fosse un leak. Perché poco fa un comunicato ufficiale di Sony ha dichiarato che Sony è delusa dal fatto che Kevin Feige non fa più parte della produzione dei film di Spider-Man, che quindi se li produrranno da soli. Spider-Man è ufficialmente uscito dal Marvel Cinematic Universe, a quanto pare, per cui, salvo aggiornamenti improvvisi, purtroppo dobbiamo dire addio allo Spider-Man interpretato da Tom Holland e a tutta la sua storyline. Ora io mi chiedo quale sarà il futuro di questo Spider-Man. Sony terrà Tom Holland e magari con l'idea dello Spider-Verse lo estrapolerà dal Marvel Cinematic Universe e lo inserirà nell'universo che sta creando, che ricordiamocelo stava creando con i personaggi relativi a Spider-Man ma senza Spider-Man, quindi a loro questo fa solo gioco. In realtà Sony viveva benissimo anche senza avere Spider-Man, ma pare che negli ultimi tempi stessero effettivamente cercando di riprendersi in qualche modo, e quindi ecco che cos'è accaduto, che adesso se lo sono effettivamente ripresi. Io sono scontento da fan del Marvel Cinematic Universe perché la storyline di Spider-Man era giunta a un punto molto interessante. Avevano anche inserito un certo personaggio che mi aveva fatto bagnare sulla poltroncina quando è comparso nella scena post-credit, ed ecco che adesso accade questo cataclisma a livello insomma cinematografico per quanto riguarda il mondo dei cinecomic. È un vero peccato, ma è successa anche una cosa interessante. Ho notato tanti commenti sotto il video che poi ho cancellato di disprezzo nei confronti di questo Spider-Man. Io trovo che sia il migliore Spider-Man cinematografico finora portato sullo schermo, parlo del personaggio, non tanto dei film dal punto di vista registico o quant'altro, perché è quello
che più rielabora lo Spider-Man del fumetto, però mantenendone le caratteristiche principali. Vi piace lo Spider-Man di Sam Raimi? Va benissimo, dovrete ammettere però che non era uno Spider-Man molto vicino a quello del fumetto sotto altri punti di vista. È un problema? No, era la versione di Raimi di Spider-Man, va benissimo. Per mio gusto, a me piace il fatto che questa sia una versione cinematografica che cambia diverse cose rispetto al fumetto, ma che mantiene tutto quello che rende Spider-Man Spider-Man. Per cui io preferisco così, ma non è che se voi preferite quello di Raimi allora succede qualcosa, però magari evitate di dire "Ah, è più bella quella di Raimi, andate a far culo", cioè state calmi che non siamo allo stadio. Comunque potrebbero anche sbattersi i coglioni, tenere Tom Holland e fare un reboot, l'ennesimo nel giro di pochi anni, sarebbe folle, creerebbe solo confusione allo spettatore, oppure cambiare direttamente attore e creare un nuovo Spider-Man e sarebbe ancora più folle, a mio modesto parere. A questo punto potrebbero veramente estrapolare quello Spider-Man dal Marvel Cinematic Universe e tenerselo. Loro stavano creando un universo con Venom, il cui secondo film sarà diretto da Andy Serkis, nomi importanti. Uscirà tra qualche mese Morbius con Jared Leto. Insomma, loro il loro universo se lo stavano costruendo, quindi probabilmente sapranno cosa fare con Spider-Man, ma il problema è che a me piaceva come nei Marvel Studios trattavano il personaggio. È quello il punto. Per cui io non so che cosa sia preso a Kevin Feige. Io nel video precedente rimosso ho ipotizzato che fosse una tattica per indurre Sony a aumentare leggermente la percentuale. Cioè io ti metto sul piatto un'offerta folle e allora attiro la tua attenzione in modo che se ne può parlare ottengo magari anche il 10% anziché il 5%, capito? Che fosse una tattica di distrazione dal vero obiettivo. E invece se la tattica era questa ha fallito, quindi non so che cazzo sia preso a Kevin Feige e Marvel Studios, sta di fatto che hanno rovinato con una pretesa semplicemente assurda qualcosa di ottimo che stavano portando avanti. Ho il sospetto che effettivamente sapessero già che le cose marcavano male, perché nella fase 4 non è presente nessun film su Spider-Man e questo potrebbe essere il motivo, nonostante avessero semplicemente detto che no, in questa fase non c'è spazio per Spider-Man, vogliamo sviluppare altri personaggi, ma poi lo metteremo ancora alla prova con altri film. Dovevano essercene almeno altri due e invece ciccia. Quindi io sono preoccupato per il futuro del personaggio, proprio adesso che lo avevano reso più organico, inserito in questo universo, che lo avevano costruito lentamente a partire da Captain America Civil War, e adesso ce la ritroviamo in quel posto. È un gran peccato, è un gran peccato, però tant'è, non è che ci si può fare molto. Per quanto riguarda la questione del 5% sugli incassi del primo giorno di uscita, sembra una condizione allucinante, assurda, ma in realtà non lo è, perché è una tecnica di business che viene utilizzata molto spesso a Hollywood, per cui in realtà non è niente di così nuovo, di così sconvolgente. Chi si muove in quell'ambito sa perfettamente che è la prassi. Per cui posso anche capire che magari Marvel Studios abbiano detto sì, ho capito, però insomma noi abbiamo creato il personaggio in questo modo, comunque c'è sempre Sony nella produzione, per l'amor del cielo, però niente, alla fine hanno preteso troppo, perché il 50% è veramente tanto, soprattutto se si pensa che con quel 5% non è che abbiano fatto la fame per quanto riguarda il personaggio di Spider-Man. Questo significa che, e mi dispiace ammetterlo, i Marvel Studios hanno più a cuore il business, ok, che i fan. Mi dispiace dirlo, però io qui ci vedo questo. Uno potrebbe dire, ho capito, ma non sono una onlus. È vero, non sono una onlus, però non è che loro non guadagnassero nulla. Cioè, questa è abilità. Questa è abilità. Tu hai creato hai creato una nuova versione del personaggio che piace, che sta incassando un sacco. Non ti accontenti di quello che Sony ti dà, perché comunque se Sony non avesse dato quello non avrebbero potuto neanche fare quegli incassi, e pretendi il 50%, ma chiedi il 15%, non lo so, il 20%, ma il 50% mi sembra veramente eccessivo. Poi io di economia non è che ci capisca molto, per l'amor di Dio, ci sarà sicuramente una brillante tattica dietro a questa mossa, ma non mi pare abbia funzionato, quindi io sinceramente sono abbastanza allibito. Mi dispiace che siamo in questa situazione, mi dispiace che il Marvel Studios e Kevin Feige abbiano preso questa decisione che va un po' contro
l'interesse di FAM, ma anche contro l'interesse dell'azienda, perché con questo perderanno anche parecchi soldi in merchandise che, ripeto, era tutto loro. Quindi non capisco seriamente il perché di questa trovata che ha portato a un risultato a dir poco disastroso. Anche nel disappunto che serpeggerà tra i fan. Io onestamente non me la spiego questa cosa, non me la spiego, ma vedremo se ci saranno altri sviluppi. Io vi saluto, vi abbraccio, grazie per essere stato tanto bene. Parliamo di questa cosa, discutiamola nei commenti, perché secondo me è un argomento che andrebbe trattato in maniera anche approfondita. Io sono troppo, noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog!